ristretti ad ogni rappresentante, quindi io incomincerei col presidente di Assoturismo, Vittorio Messina. A lei la parola. Grazie. Sì, buongiorno e grazie per averci invitato in audizione su un argomento particolarmente importante che a noi operatori del mondo del turismo ci tocca e ci interessa da vicino. Il turismo è, non lo devo dire io, è uno dei pochissimi settori e comparti che in questo momento mostra vivacità. Proprio per questo noi desideriamo che venga attenzionata ogni intervento legislativo, soprattutto di recepimento delle direttive europee. Noi abbiamo fornito un apposito schema per quanto riguarda le richieste di integrazione e di abrogazione che riteniamo siano necessarie dover apportare al decreto di recepimento. Questo perché? Perché l'esperienza pratica, l'esperienza di tutti i giorni e l'esperienza delle imprese che noi rappresentiamo ci insegna e ci porta a trasferirle a voi. In particolare noi chiediamo, ad esempio, all'articolo 32 di abrogare la lettera A del comma 2, che detto così è qualche cosa di arido, ma che vuol dire nelle motivazioni, come voi potete sicuramente leggere nel nostro appunto, significa eliminare quella che è l'esclusione, l'applicazione della normativa europea sui pacchetti, soprattutto su quelli che hanno una durata inferiore alle 24 ore. Cosa questa che era già stata prevista dal legislatore italiano, ed è importante che venga eliminata l'esclusione della normativa, proprio perché è necessario garantire anche per questi pacchetti, si pensi alle escursioni che hanno proprio durata inferiore alle 24 ore, venga e deve essere garantita la giusta tutela non solo degli operatori ma anche e soprattutto dei consumatori. All'articolo 32 chiediamo anche di eliminare al comma 2 le lettere B, le parole e dalle scuole. Qui è un argomento ancora più interessante. Attenzione, viene prevista la possibilità per quanto riguarda le gite scolastiche, un mondo particolare che deve essere degno di particolare attenzione, la possibilità di poter effettuare viaggi e di organizzare viaggi per studenti senza questo che rientri nella disciplina dei pacchetti turistici. Questa rappresenterebbe a nostro avviso una discriminazione nei confronti di soggetti quali gli studenti, che sono una categoria, soprattutto quando viaggiano prima del quinto anno, sono sicuramente dei minorenni, è giusto quindi tutelarli ancora di più piuttosto che tutelarli meno. Ma quello che tra le tante proposte che noi portiamo alla vostra attenzione è quello relativo all'articolo 33. Qui è necessario aggiungere un aspetto che è relativo ai servizi turistici. Qui sono da considerarsi parte integrante di un altro servizio turistico il trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del trasporto dei passeggeri, i servizi di trasporto su brevi distanze come il trasporto di passeggeri nell'ambito di una visita guidata, i transfert tra una struttura ricettiva e un aeroporto o una stazione, i pasti, le bevande, la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio, l'accesso a strutture in loco come piscina, sauna, centro benessere, palestra, diremmo noi anche, aggiungeremmo anche noi le spiagge. È importante considerare questi servizi come servizi intrinsechi a quello che è il servizio primario, a quello che è il servizio principale. Qui è necessario anche integrare l'elencazione dei servizi che fa il considerando 17, integrarlo e
diciamo così, tenere conto della reale necessità che ha una struttura turistica alberghiera di non vedere spacchettato, per fare un bisticcio di parole, un successivo pacchetto, prevedere un successivo pacchetto per quelli che sono invece dei servizi che la struttura viene chiaramente a inserire. Gli altri sono aspetti squisitamente tecnici, come ad esempio quello relativo al fondo di garanzia. Chiediamo che, per quanto riguarda il pacchetto turistico, di non inserire nel fondo di garanzia il pacchetto allorquando il turista paghi alla fine del soggiorno. C'è poco da garantire, perché qui è al riparo il turista e quindi il consumatore è al riparo da qualunque problema possa intervenire. Così come l'aspetto relativo, qui è l'articolo 51 al comma 1, relativo alle spese, all'obbligo di assistenza per quanto riguarda eventuali defaillance che si possono avere per il servizio, per i servizi aerei, per i servizi diciamo connessi ai servizi dei trasporti. In questo caso è chiaro che non deve essere l'operatore turistico ad accollarsi questi rischi, considerato che ad esempio nella normativa sul trasporto aereo viene specificatamente previsto questo aspetto. Noi per questo e per altre motivazioni, che sicuramente meglio della mia esposizione abbiamo riportato nel nostro documento, vi preghiamo di attenzionare e di tenerne conto, perché come dicevo all'inizio, questo non è altro che quello che ci viene dalla nostra base. Ripeto, noi rappresentiamo gli alberghi, rappresentiamo i campeggi, rappresentiamo le agenzie di viaggio, rappresentiamo un mondo in maniera unitaria. La nostra associazione, la Confesercenti, li rappresenta in maniera unitaria e quindi si presenta oggi qui in modo unitario a presentarvi, a portare queste stanze. Grazie. Grazie per l'intervento. Adesso cedo la parola a Mauro Maggi, coordinatore nazionale di Asso Viaggi. Grazie per l'attenzione. Certo. Il Presidente ha già esposto gli aspetti particolari. Una piccola aggiunta, diciamo, sulla questione della copertura del fondo di garanzia quando non è compreso il trasporto. Cioè, quando non è compreso il trasporto, c'è un aspetto della direttiva che prevede il rientro. In realtà la direttiva parla di rimpatrio, dice proprio repatriation, il termine che viene utilizzato. Quindi noi dovremmo utilizzare in realtà lo stesso termine, anche se è brutto, il rimpatrio. E quando non c'è, per esempio, in alcune località turistiche italiane, quando non è compreso nel pacchetto il trasporto, non prevedere la copertura per il rientro nel proprio paese. Questo, voglio dire, non è che si può garantire in caso di insolvenza o fallimento il rimpatrio quando in realtà io non ti ho fornito questo servizio, cioè il trasporto. Quindi tu sei venuto per esempio all'Elba, il traghetto, l'aereo l'hai comprato per conto tuo, io ti ho fornito come agenzia di viaggio, tour operator, l'accoglienza, i servizi a terra, le guide, i trasporti, quindi diciamo, perché io dovrei garantirti, nel caso di mio fallimento e insolvenza, il rientro nel tuo paese quando in realtà io non ti ho fornito né l'aereo, né il traghetto, né nessun altro mezzo. Questa è una questione, è scritto anche nella direttiva, nel recepimento, nel decreto di recepimento questa frase qui non è stata espressa in modo completo, e mentre invece è negli allegati, cioè gli allegati che ovviamente fanno parte della direttiva, lì è espresso questa esclusione, ma non è riportata nell'articolato. Quindi vi segnalo solamente questa piccola discrasia. Grazie per l'intervento. E adesso Giuseppe Fortunato, responsabile del rapporto istituzionale di Confesercenti. Cristiano Tomè, coordinatore nazionale CNA Turismo e Commercio. Sì, a lei la parola. Grazie. Fermo restando che con l'adozione di questo schema di decreto recante l'attuazione di direttiva sui pacchetti turistici e servizi turistici collegati, sia importante fornire le garanzie ai consumatori e, per quanto riguarda, i cittadini di tutta l'Unione, per quanto riguarda l'aspetto turistico e dei viaggi, soprattutto nel momento in cui attraverso
le recensioni online, internet, ormai molto di questo mondo si acquista questi pacchetti, oltre a tutto ciò che avviene attraverso la filiera, diciamo cosiddetta più tradizionale. Però è importante che in qualche maniera si crei anche una sorta di configurazione tra i vari aspetti. Noi riteniamo che ci sia una forte peculiarità dell'offerta turistica italiana che non si connoti così per la sua importanza, per la sua eccellenza in nessun altro paese continentale, ed è una qualità che ci viene apprezzata in tutto il mondo. Parlo in particolare come primo aspetto per quanto riguarda tutta l'offerta del turismo cosiddetto costiero. Noi abbiamo un forte moltiplicatore, soprattutto durante la stagione, quella imminente turistico-balneare che sta iniziando, che è un volano importante che, così come in Italia avviene, non si riscontra se non nei paesi più propriamente mediterranei. Ed è un volano appunto che permette alla filiera della ricettività di poter vendere le camere, per parlare un po' più semplicemente, perché c'è allegata l'offerta del turismo cosiddetto spiaggia, del sistema balneare attrezzato italiano. È un aspetto che ormai è entrato nella consuetudine, nell'eccellenza, nella qualità, che peraltro è anche oggetto di un grande dibattito italiano e internazionale sulla direttiva servizi. Anche su questo aspetto riteniamo che queste peculiarità rimangano come un accessorio diretto proprio della vendita, dell'offerta da parte degli alberghi, dei villaggi turistici, dei campeggi e resti tale, perché ormai c'è una grande consuetudine, non ci sono grandi aspetti di criticità da parte dei consumatori, da parte dei cittadini, da parte dei turisti che acquistano questo tipo di vacanze, perché c'è una tradizione consolidata. E credo che un'ulteriore qualificazione e burocratizzazione creerebbe un deprimento rispetto alla possibilità di vendita, di competizione che l'Italia ha nel contesto continentale e, perché no, anche in quello internazionale, perché attiriamo molti turisti stranieri oltre che europei e oltre che italiani per quanto riguarda la vendita di questo prodotto, che è appunto camera, albergo, ricettività classica, villaggi e annesse spiagge. Abbiamo 8.000 chilometri di spiaggia, di cui quasi la metà sono collegati alle concessioni e quasi un terzo di esse proprio a tutta la filiera della ricettività degli alberghi. Quindi su questo aspetto tutti i servizi propri, che possono essere le spiagge, le saune, le palestre, credo che debbano rimanere interni. Nulla vieta che poi gruppi di alberghi possano dotarsi di un intermediario qualificato professionista interno o anche esterno per poter fare dell'altro. Sugli altri aspetti siamo d'accordo che ci sia bisogno di una più chiarificazione, maggiore tutela, però in qualche maniera non andiamo a creare un altro problema, così come si è creato per l'interpretazione della direttiva servizi e dell'applicazione di questa direttiva, che creerebbe un ulteriore problema, qualcosa di consolidato che in qualche maniera funziona molto bene. L'altro aspetto che vorrei sottolineare è anche il ragionamento del turismo escursionistico cosiddetto più esperienziale. Molto di questo turismo si acquista anche online ed è venduto, acquistato anche separatamente. Oggi i viaggiatori vogliono costruirsi un po' la vacanza da sé e sui motori di ricerca le recensioni online cosiddette vengono acquistati separatamente dall'alloggio, che sia alberghiero ed extra alberghiero, e ci sono appunto delle condizioni e dei termini anche contrattuali che secondo noi rispondono alla tutela del consumatore che le acquista. Quindi anche su questo aspetto va effettuata una riflessione, perché rientriamo nel turismo culturale archeologico che attira con una sinergia forte con la stagionalità dovuta al turismo mare e anche con gli aspetti del turismo montagna, quel ricongiungimento anche con le medie stagioni, i borghi, le città d'arte, il turismo culturale, il turismo verso il naturale, verso la costruzione delle esperienze che vanno anche a ricercare le identità del nostro territorio attraverso anche quella artigianalità diffusa che connota così, in questa maniera, forse solo l'Italia nel contesto internazionale e continentale.
Su questo aspetto ci sono delle terminologie già presenti e previste che secondo me devono far parte appunto di una peculiarità tutta italiana e con autorevolezza nell'ambito dell'aspetto continentale nei rapporti con l'Unione Europea vanno fatti valere. Quindi ritengo che su questi aspetti che ho appena accennato ci sia necessità di un maggiore approfondimento con una elencazione precisa per non creare né problemi ai cittadini e consumatori che devono avere attraverso meno burocrazia e più certezza possibilità di accesso, perché questo è stato un aspetto importante che ha fatto elevare con numeri importanti il turismo italiano, ma anche garantire alle imprese a vario titolo la possibilità di avere questa capacità di permeabilità con delle garanzie che hanno permesso appunto di raggiungere all'Italia numeri importanti scalando finalmente ritornando sul podio delle prime tre, prime tre nazioni. Grazie per l'intervento e adesso Alessandro Lucara, direttore generale di Federalberghi. Grazie Presidente. Noi vorremmo far vedere una slide anche, non so se ci dobbiamo spostare per farlo. Vabbè, parlo da qua poi eventualmente. Allora, innanzitutto un ringraziamento per l'invito. Federalberghi rappresenta 126 associazioni territoriali, circa 27.000 alberghi. Il tema di cui parliamo oggi è di importanza vitale. Purtroppo la direttiva che il Parlamento, il Governo, le Regioni sono stati chiamati a recepire in questi giorni a discutere, a dir poco confusa, ed è figlia di una precedente direttiva che era anch'essa confusa. L'obiettivo che abbiamo oggi non è quello di far filosofia su come è stata scritta la direttiva, ma è quello di trovare il modo di recepirla evitando di aggravare i danni, perché c'è il rischio che i danni vengano aggravati. Dico subito che ci risulta che la Conferenza Stato-Regioni abbia discusso alcune soluzioni che vanno nelle direzioni auspicate, ma ancora non basta. Noi cercheremo di raccontare perché sono necessari degli affinamenti. Il nostro obiettivo è valorizzare le destinazioni, vendere più servizi, migliorare la qualità dei servizi offerti. Vi faccio un esempio che è stato sia pur sfiorato, in qualche modo citato, sfiorato dai colleghi che mi hanno preceduto. C'è un punto della relazione di accompagnamento che di fatto classifica come pacchetto il servizio di animazione che il villaggio turistico vende ai propri clienti. Quindi io vado all'interno del villaggio. Allora, siccome secondo l'impostazione della direttiva non è importante chi lo fa, ma è importante cosa si fa, se noi accettassimo questa impostazione significherebbe che ogni attività di animazione che all'interno di una struttura ricettiva viene venduta in Italia automaticamente diventerebbe pacchetto. Allora, venendo agli elementi concreti che proponiamo, cosa chiediamo? Chiediamo essenzialmente tre cose. Anzitutto di chiarire quali sono i servizi che sono intrinsecamente connessi all'alloggio e quindi non fanno parte del pacchetto. I considerando della direttiva ne elencono alcuni, sono stati richiamati, ad esempio la piscina, la sauna, dimenticano di citare alcuni servizi che sono tipici della realtà italiana. I servizi di spiaggia sono l'esempio più eclatante, ma io vi voglio ricordare anche i servizi termali che sono stati completamente dimenticati. Le località termali italiane sono in grande sofferenza. La circostanza che un albergo di Chianciano voglia vendere assieme al pernottamento anche il servizio di accesso alle piscine termali di Chianciano, sui quali l'amministrazione comunale recentemente ha fatto un grande investimento, è paradossale che si vieti a quell'albergo di farlo nell'attesa che debba venire un tour operator tedesco o inglese a farlo. Allora, ben venga il tour operator se lo farà, ma vorremmo che anche l'albergo italiano possa vendere una combinazione integrata di servizi. Questo vale anche per la biglietteria per eventi. Lì trovate un esempio, ci perdonerete se siamo stati un po', come dire, giocosi. È un biglietto alla partita del Bologna di un paio di settimane fa, costa 28 euro in curva, sono juventino, quindi... Allora, le togliamo la parola, scusi per questa affermazione. Allora, questo ha scatenato l'inferno, vorrei dire. Però ho accompagnato mia figlia a vedere la Lazio con un biglietto che costava molto di più.
diamo la parola 28 a euro, 28 euro in curva, 28 euro in curva, se la camera costa 92 euro, il totale fa 130 e quindi io lo posso vendere per come sta adesso imposta, perché sto al 21,5%. Immaginate che io porti con me mia figlia e quindi la camera è sempre 92, o forse ci aggiungo una colazione, arrivi a 100, i biglietti sono due, diventano 56. Quella stessa prestazione, quello stesso atto, quella stessa camera, quella stessa partita, improvvisamente diventa pacchetto. Non ha senso. Immaginate che io invece di andare all'albergo a 4 stelle in centro, vado all'albergo a 3 stelle o 2 stelle in periferia. Quindi sempre io da solo sono, sempre un biglietto è, sempre lo stesso giorno, sempre la stessa partita, il prezzo della camera scende e quella combinazione diventa pacchetto. Allora il risultato di tutto questo è che paradossalmente viene penalizzato chi fa i prezzi più bassi, perché chi fa i prezzi più bassi non può vendere altri servizi. Viene incentivata una elevazione dei prezzi, ma soprattutto di fatto si complica la vita a chi non sta facendo altro che cercare di portare in Italia qualche turista in più. Allora, siccome sappiamo che sul tema del 25% ci sono, come dire, opinioni contrastanti, che noi non condividiamo ma rispettiamo, allora riteniamo che la soluzione non possa che stare nell'individuare un elenco di servizi, chiaro, che sono esclusi da quel limite. Poi su alcune cose, nessuno di noi vuol fare il tour operator, noi non vogliamo vendere biglietti transoceanici. Se un albergatore ha voglia di vendere il pacchetto nel senso classico, prenderà una licenza da tour operator. Noi vorremmo che gli alberghi potessero vendere e possano vendere il prodotto italiano. Tutto qui, niente di più e niente di meno. Ultima considerazione riguarda il fatto del pagamento anticipato, anche questo è stato citato, è doveroso, non abbiamo niente da eccepire contro la parte della direttiva che dice se offri un servizio poi devi garantire il cliente nel caso in cui tu diventi insolvente, addirittura fallisca. Questa è fantascienza per la norma italiana, perché prima di arrivare al fallimento, quindi la vacanza è bella che è finita. Allora il tema qual è? Oserei dire il 99% dei casi, ma mettete voi la percentuale che volete. Gli alberghi si comprano online, offline, con pagamento posticipato. Cioè, voi pagate quando andate via. Allora, se pagate quando andate via, non c'è motivo per cui io debba fare un'assicurazione che costa, che poi pagate voi, perché io il peso di quell'assicurazione lo metto nel prezzo, per garantirvi contro il fatto che io non vi rimborsi. Resta comunque il comma 1 della norma che protegge dal danno di vacanza rovinata. Per intenderci, se voi arrivate e io non vi faccio trovare il biglietto della partita di Bologna, mi potete far causa, perché vi ho in qualche modo indotto a venire senza darvi una protezione. Ma se voi il prezzo della partita di Bologna ancora non l'avete pagato, per tutto mi potete far causa, tranne che per farvi restituire i soldi che non mi avete dato. Grazie per l'attenzione. Grazie mille per l'intervento. E adesso cedo la parola a Matteo Fortunati, segretario generale del FIAVET. Allora, innanzitutto consentitemi di ringraziare... Eccomi, sono qua. Sì. Vorrei porgere un sentito ringraziamento per l'opportunità concessa nell'aver accolto la richiesta di audizione della FIAVET, che è, ricordo, la Federazione Italiana Associazioni di Imprese di Viaggio e Turismo, aderente a Confcommercio, che opera da oltre 50 anni in rappresentanza del comparto, sia delle agenzie di viaggio, sia intermediarie che organizzatrici di pacchetti turistici, e che annovera oltre 1.200 imprese su 10.000 che costituiscono oggi il totale di quelle attive nel territorio nazionale. Porto peraltro i saluti del Presidente Jacopo Deria e per gli approfondimenti vorrei cedere la parola al nostro legale Avvocato Lucarelli. Grazie. Buongiorno. E chiaramente grazie signor Presidente, onorevoli deputate e senatrici, onorevoli deputati e senatori. La FIAVET ha seguito tutto l'iter che ha portato all'emanazione della direttiva 2302 del 2015 sui pacchetti turistici e servizi turistici collegati, partecipando in seno all'ECTA, la rappresentanza europea degli agenti di viaggio, in qualità di stakeholders a tutto l'iter. La FIAVET ha partecipato anche al tavolo tecnico presso il Ministero dei beni culturali e del turismo, il MIBACT, per la stesura dello schema del decreto legislativo di recepimento. La partecipazione all'intero iter legislativo ci rende consci che la normativa italiana di recepimento di cui si discute non può discostarsi dai principi espressi dalla direttiva. Armonizzazione forte della disciplina per raggiungere una omogeneità normativa europea,
mancata in vigenza della precedente direttiva 314 del 1990, l'imperatività e non derogabilità della norma comunitaria con le disposizioni nazionali di recepimento. Alla luce di tali principi appare a nostro avviso apprezzabile l'impianto normativo e la filosofia redazionale dello schema del decreto legislativo approvato in via preliminare dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio scorso. Risulta condivisibile e quindi va qui richiamato quanto evidenzia proprio al riguardo la relazione tecnica accompagnatoria allo schema di decreto legislativo in merito alla trasposizione del testo comunitario in modo più fedele alla formulazione letterale della norma della direttiva, salvi gli adeguamenti necessari ad omogeneizzarlo agli istituti dell'ordinamento italiano. Mi sembra nodale il passo che vorrei ricordare, secondo cui ricorda la relazione che per quanto attiene ai margini di discrezionalità attribuiti al legislatore nazionale, ci si è tenuti ad alcuni criteri direttivi di fondo che hanno guidato la predisposizione dell'intero schema di articolato. Tra questi, in particolare, si è ritenuto opportuno recuperare nel testo normativo le indicazioni formulate nei diversi considerando della direttiva, nella prospettiva di garantire un recepimento completo e coerente delle indicazioni precettive europee. Per tali ragioni, e qui vado anche agli interventi che sono stati fatti precedentemente, non possiamo invece condividere le istanze di categorie di fornitori di servizi turistici, albergatori, vettori, pubblici esercizi, che mai si sono occupati di organizzazione di pacchetti, dico pacchetti, perché non sono mai stati abilitati a ciò dalla normativa vigente ormai da oltre un ventennio. Qui, secondo a nostro avviso, ove venissero accolte le istanze di cui prima si è discusso, si andrebbe a derogare proprio ai dettami della direttiva comunitaria, eliminando ad esempio i vincoli espressamente indicati dai commi 2 e 4 dell'articolo 33 dello schema di decreto legislativo di recepimento per evitare che i fornitori operino aggregazioni di servizi turistici che in quanto esentati non ricadrebbero nella sfera di applicazione della normativa a tutela del consumatore di cui si discute e creerebbero un effetto distorsivo della concorrenza a danno del comparto delle agenzie di viaggio e dei tour operator, che invece si troverebbero a vendere le stesse aggregazioni di servizi come pacchetti e servizi turistici collegati con piena applicazione della normativa consumeristica e quindi con i maggiori oneri, copertura di responsabilità civile per danni a terzi, inclusi il danno da vacanza rovinata, la garanzia per l'insolvenza e il fallimento, l'applicazione del regime speciale IVA 74 ter al 22%, in luogo del regime IVA al 10% applicato dal comparto alberghiero, con evidente svantaggio competitivo. Non riteniamo che si possa ampliare la categoria dei soggetti che vendono a norma di legge i pacchetti utilizzandone anche la definizione di professionista che c'è e all'interno della normativa. Infatti questa definizione è una nozione utilizzata per definire collettivamente i soggetti che sono indicati come quelli che effettivamente vendono i pacchetti e quindi l'organizzatore, l'intermediario e l'agevolatore dei servizi turistici collegati. Riteniamo che anche il parere che è stato espresso dall'autorità garante per la concorrenza e il mercato, acquisito agli atti di codeste commissioni, nulla rileva o eccepisce in merito ai detti vincoli imposti dallo schema del decreto legislativo all'aggregazione dei servizi operata dai singoli fornitori, così confermando che non ricorre l'esigenza di una modifica normativa sul punto dello schema del decreto legislativo, appunto per motivi di concorrenza. Andando all'intervento precedente, il punto non è escludere qualcuno, in questo caso gli albergatori, piuttosto che gli altri fornitori, dal vendere delle aggregazioni, ma bisogna invece, il punto è, di disciplinare l'aspetto in modo tale che non si faccia una stessa attività con regole diverse. Questo è quello che FIAVET chiede. In questo contesto tecnico-normativo, onorevoli deputati e senatori, FIAVET Confcommercio, insieme alle altre sigle rappresentanti del comparto agenziale, Assoviaggi, Confesercenti e Federturismo Travel, ha presentato le osservazioni e richieste di emendamenti di cui alla memoria scritta che vi è stata distribuita e che vado sinteticamente ad illustrare, ponendosi in ambiti rispettosi dei principi e vincoli di recepimento della norma comunitaria sopra richiamati.
In particolare le modifiche all'articolo 32, secondo comma, lettere A e B, tese il primo a ripristinare il vigente regime di inclusione nella normativa Pacchetti dell'ampio mercato delle visite ed escursioni di un giorno, che consente alle agenzie di viaggio di vendere e contrattualizzare più agevolmente il prodotto e garantisce al consumatore più tutele. Il secondo, quello che riguarda la lettera B, teso ad evitare che i viaggi di istruzione, anche se limitati a 2 l'anno, siano organizzati in proprio dalla scuola senza passare per le gare di affidamento del servizio alle agenzie di viaggio quali fornitori affidabili e in possesso delle relative garanzie. Le altre richieste di emendamento riguardano il 7° comma dell'articolo 41, che tende a ripristinare l'esclusione del recesso previsto dal codice del consumo, perché questo ius penitendi dei 14 giorni è incompatibile con il mercato dei viaggi, essendo molti viaggi, molti volumi rappresentati dai pacchetti last minute e last second, per i quali la partenza al momento dell'acquisto è più ravvicinata proprio dei 14 giorni e quindi sarebbe incompatibile consentire un recesso che non consente neanche il rispetto di questo termine minimo. Quanto infine alla modifica dell'articolo 51 quinquies, comma primo, si ritiene importante codificare il diritto delle agenzie di viaggio all'integrale ripetizione delle somme versate ai fornitori di servizi turistici quando l'agenzia di viaggi subisce un annullamento per i casi catastrofali sostanzialmente, e allora deve restituire l'intero importo al consumatore, ma non può ripetere gli importi per esempio dai fornitori a terra, i vettori, gli albergatori, i quali invece oppongono le policy specifiche contrattuali. L'ultimo emendamento riguarda l'articolo 51 septies, che riguarda anche, che è oggetto anche del parere espresso dall'antitrust. Noi confidiamo che pur recependo le indicazioni dell'antitrust, questo articolo rimanga, perché qui esplicita in maniera chiara che il regime sanzionatorio non è solo applicabile nei confronti di quelle imprese che sono evidenti sul mercato, ma soprattutto nei confronti dei soggetti sommersi dell'abusivismo, che sono veramente il grande tarlo di questo settore. Nel ringraziare e concludere, l'auspicio è nel senso che questa atto governativo arrivi quanto prima a conclusione, tenuto conto della notizia ricevuta che si è aperta anche una procedura di infrazione a livello europeo, e quindi è sicuramente urgente dare nuova disciplina e chiarezza al comparto. Grazie. Grazie per l'intervento. Abbiamo concluso il giro di audizioni. Se i relatori Benamatti e Grassi vogliono fare domande agli auditi. Benamatti, prego. Velocissime, solo 2 questioni, perché poi osserveremo con attenzione almeno per quanto mi riguarda, osserverò con attenzione le memorie. Ho solo 2 questioni, una relativa all'ultimo intervento e una relativa all'intervento del dottor Nucara. Rispetto all'ultimo intervento, mi pare, se vorrei aver ben capito, che stiamo ponendo un tema importante che dovrebbe trovare una soluzione quando parliamo visto che ha detto diverse cose, l'articolo 41,7, cioè l'applicazione di codice di consumo diretto ai questi pacchetti turistici porterebbe, se ho ben capito, a una situazione abbastanza controversa, nel senso che ci sono i 14 giorni di possibilità di recesso dall'acquisto, e che vuol dire che tutta una serie di servizi che possono essere offerti con prezzi determinati, supponiamo quelli per esempio che includono i voli aerei, non sono sostenibili con questo tipo di, condizione, a meno che non si trovi una condizione per esempio economica per cui, accettando una certa offerta, si rinuncia implicitamente a questo diritto di recesso in quella tempistica, come per esempio, non sono un esperto di settore, ma vediamo nei casi dei last minute, dei prepagati, eccetera, nel quale sì. È questo lo spirito col quale si vorrebbe modificare questo punto, che credo che effettivamente sia un punto rilevante. La seconda questione invece su cui volevo qualche chiarimento dal dottor Nucara è il tema dei servizi, del pacchetto servizi e dei servizi integrati. Sostanzialmente una soluzione potrebbe essere
di includere nell'alloggio tutta una serie di caratteristiche e di offerte che fanno parte dell'hotel, per esempio, no? Si riferiva alle spiagge, la spiaggia di proprietà dell'hotel automaticamente è un servizio offerto dall'hotel, che quindi non dovrebbe comparire in una lista separata. Qui però capisco che il tema che si solleva è altro, cioè di servizi non direttamente appartenenti all'hotel, come può essere un servizio termale, perché magari l'hotel non ha le terme all'interno, ma fruisce di qualcos'altro, o per esempio lo ski pass. Quali sono i temi rispetto, i danni rispetto a questa situazione che ci sarebbero da questa lettura del testo? Posso iniziare io? Scusi, aspetti. Decide il Presidente, aspetti. Però. Decide. Un momento, l'altro relatore Grassi, ecco, se vuole fare alcune domande, alcune sottolineature. Prego. Sì. Allora, per quanto riguarda il diritto di recesso, segnalo che in sede consumeristica il diritto di recesso per i contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali segue una ratio particolare. Questo diritto è stato costruito per l'ipotesi in cui si compri un bene senza aver avuto la possibilità di saggiarlo in via diretta, per cui il bene arriva a casa, magari viene spedito, il consumatore lo valuta, si accorge che non è ciò che si attendeva, quindi esercita il diritto di recesso. Sicuramente in questo caso trasporre direttamente il diritto di recesso rispetto ad un tipo di servizio o comunque di prestazione che in nessun caso può essere saggiato, come dire, in via diretta per poi ripensarci, crea in qualche modo una disarmonia rispetto alla ratio originale del diritto di recesso. Quindi ritengo l'osservazione sotto questo profilo ragionevole, e forse si potrebbe ripensare, in qualche modo riformulare questo diritto di recesso, magari prevedere dei limiti temporali differenti, rendere possibile il diritto di recesso soltanto in tempi molto brevi e solo dopo aver ricevuto magari successivamente per email tutte le informative. Insomma, in qualche modo conservarlo, ma mantenendo la ratio che ne ha determinato la nascita all'interno del nostro ordinamento. Per quanto riguarda invece l'elenco dei servizi integrativi, ahimè, questa mi sembra una sorta di quadratura del cerchio, perché ogni volta che in una normativa si inserisce un elenco esemplificativo, si somministra una polpetta avvelenata all'interprete, perché fin quando si rimane all'interno dei servizi testualmente previsti, va tutto bene. Il problema sorge quando ci si trova di fronte ad un servizio atipico, nuovo, non previsto nel momento in cui la legislazione è stata introdotta. Per cui l'interprete impazzisce per cercare la ratio che unifica, che mette insieme l'elenco esemplificativo per estrapolare poi le nuove ipotesi. Quindi sul punto invito tutti ad una riflessione. Attenti, ci conviene l'elenco esemplificativo perché adesso ci fa contenti, perché ognuno riesce a mettere quello che vuole. Un domani questo elenco esemplificativo si può trasformare in una sorta di trappola. Quando noi andiamo a scrivere l'elenco esemplificativo e indico la spiaggia, l'albergo meridionale è contento perché dice, vabbè, la spiaggia è il tipico servizio che io offro al viaggiatore. Ma già immagino che gli alberghi collocati in località montane avranno da ridire, perché loro diranno, la spiaggia è il servizio accessorio tipico dell'albergo in Sicilia, ma la pista da sci è il servizio integrativo tipico dell'albergo sulle Dolomiti. Quindi adesso io non è che sto facendo queste riflessioni perché ho un'opinione precisa sul punto, però da tecnico, quale sono prima ancora di diventare un membro del Parlamento italiano, intravedo i rischi di questa soluzione. Quindi cerchiamo una strada, ma cerchiamo una strada che poi non crei un problema maggiore in sede normativa. Grazie. Grazie. Relatori, se ci sono altre osservazioni, altri interventi? No, se ci sono interventi da parte di parlamentari, prego, scusa. Fioramonti. Grazie Presidente, grazie alle associazioni di categoria. Io ho tre brevissimi punti. Il primo riguarda la possibile rappresentanza di organizzazioni di intermediazione che oggi operano soprattutto online. Quindi mi chiedo se da parte vostra, nelle vostre associazioni, sono anche rappresentati i grandi siti di organizzazione del turismo contemporaneo.
e qual è la loro visione in questo senso, anche perché si faceva riferimento al fatto che gran parte dei viaggiatori oggi operano in modo diverso. E questo mi porta alla seconda domanda, cioè il rischio dello spacchettamento come in realtà opzione preferita da tanti viaggiatori. No, oggi parliamo di pacchetti, ma in realtà molti viaggiatori oggi vengono anche in Italia attraverso un sistema, si parlava prima di turismo esperienziale, attraverso un sistema che mette il viaggiatore un po' al centro della selezione delle offerte. Quindi in che modo queste due realtà rischiano di confliggere, quindi di sfavorire ulteriormente il pacchetto, perché oggi il viaggiatore già di suo ha più interesse nei confronti di una ipotesi di viaggio spacchettato. E la terza è relativa alla come in qualche modo una superficiale lettura di questo provvedimento mi preoccupa per un potenziale impatto negativo che avrebbe nei confronti del turismo, l'offerta di servizi di turismo a livello locale da parte di micro e piccole imprese. Cioè, di fronte a una maggior tutela, che è giustificatissima, e a una maggiore complessità nella gestione del pacchetto, c'è il rischio, qui faccio riferimento anche all'agenzia di viaggi, che l'agenzia di viaggi preferisca i canali tradizionali che in qualche modo offrono più garanzie a svantaggio dei settori emergenti, locali. E siccome in Italia ci vantiamo di un turismo sostenibile, di un turismo locale che crea benessere a livello locale, mi preoccupa un po' quelli che potrebbero essere degli impatti negativi, magari indesiderati, sull'offerta di servizi localizzati, soprattutto forniti da microimprese. Grazie. Grazie per l'intervento. Ho chiesto di intervenire il deputato Mallegni. Vabbè, deputato senatore. Grazie Presidente. Solo come riflessione per tutti noi, che poi dopo ci concentreremo singolarmente nelle commissioni di Camera e Senato, le questioni che oggi sono, cerco di ripetere brevemente l'intervento fatto in commissione al Senato qualche giorno fa. Io vorrei che i colleghi fissassero la loro attenzione su due o tre argomenti principali. Il primo, la tradizione del turismo e dell'offerta turistica nazionale. Prima questione, quindi noi dobbiamo puntare molto, ci abbiamo puntato da sempre, negli interventi prima di alcuni rappresentanti delle categorie si è detto stiamo vivendo un periodo, diciamo così, fortunato, è una delle poche industrie nazionali fortunate sul territorio italiano. Questo perché stiamo erogando qualità e servizi. Oggi il turista ritiene necessario la qualità dell'offerta, ma in particolare la qualità del servizio richiesto. E quindi quando tu arrivi nel luogo di vacanza, tu auspichi, perché non lo prenoti prima, altrimenti saresti costretto a farlo se questa norma ti costringesse in qualche modo ad operare in tal senso, tu auspichi che in particolare la struttura ricettiva ti possa offrire tutti quei servizi per allietare la tua vacanza, che tu non sei in grado 99 volte su 100 di deciderli prima. Quindi su questo la tradizione importante e la caratterizzazione di piccole e medie imprese sul territorio nazionale ha fatto la differenza rispetto a mercati che probabilmente oggi possono offrire talvolta a costi apparentemente, sottolineo apparentemente inferiori, la proposta turistica. Seconda questione importante, perché dobbiamo tener conto di tutte le imprese italiane, comprese le agenzie di viaggio. Oggi il mercato è, non dico gestito, che è brutta sta parola, quantomeno insomma ruota intorno alle cosiddette OTA, Online Travel Agency, che ciascun cittadino, impresa, gruppo di imprese, famiglie, eccetera, eccetera, utilizza per la prenotazione. Prima si privilegiava la questione, e qui entro nel merito del provvedimento all'attenzione delle commissioni proposto dal governo, prima andavamo nella direzione del pagamento anticipato e quindi della cosiddetta not refundable rate, che consentiva una riduzione del costo e del prezzo. Oggi anche le OTA, le Online Travel Agency, consentono al viaggiatore di fare la prenotazione e poi decidere di pagare dopo, alla conclusione del servizio.
su questo, da questo punto di vista l'attività delle agenzie di viaggio comunemente conosciute da ciascuno di noi sviluppa in particolare, ed è il core business principale della loro attività, sull'outgoing del loro lavoro, quindi su coloro i quali acquistano all'interno dell'agenzia di viaggio per andare fuori nei confini nazionali del nostro territorio. Quindi anche da questo punto di vista attenzione, perché qui non andiamo ad attuare un provvedimento nell'interesse delle imprese italiane, perché sono le imprese estere, le agenzie di viaggio estere, i tour operator estere che operano sull'incoming sul territorio nazionale italiano, e poi a pagare lo scotto di una normativa di questo tipo saranno non gli organizzatori, non i venditori, ma gli operatori, quindi le piccole e medie imprese nazionali. Ultima questione estremamente importante è quella del numero degli addetti. Attenzione, perché quando andiamo a toccare un settore di questo tipo, andiamo a toccare centinaia di migliaia di un settore che vale l'11,2% del prodotto interno lordo per quanto riguarda la nazione Italia, quindi centinaia di migliaia di addetti e piccole e medie imprese, rispetto ad un esiguo numero di soggetti che svolgono una funzione rispettabile e dignitosa sulla quale noi non dobbiamo, ci mancherebbe altro, perdere attenzione, di tour operator e agenzie di viaggio. L'interesse nazionale deve essere un interesse globale rispetto ad una comunità ampia, e quindi dobbiamo tener conto delle esigenze delle piccole e medie imprese, e non possiamo nemmeno dire che oggi, e faccio un esempio e chiudo, possiamo evitare di non fare un elenco, perché se noi vogliamo decidere di non fare un elenco, allora dobbiamo togliere la percentuale del 25%, delle due l'una, che peraltro non è presente nella direttiva ma soltanto nei considerando della direttiva. Quindi noi dobbiamo essere chiari, o facciamo un elenco e garantiamo le imprese italiane o leviamo il 25%, perché se vogliamo lasciare il 25% e neppure fare l'elenco, condanniamo a morte il settore. Grazie. Grazie per l'intervento, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi passiamo alle repliche, sintetiche, brevi, un minuto da parte di tutti, rifacciamo il giro rispetto a prima, quindi partiamo da Assoturismo, Vittorio Messina. Sì, le considerazioni sono queste che ci hanno spinto, in parte che ci hanno spinto a fare queste richieste di integrazione e di abrogazione. Siamo convinti, noi operatori, venendo qui, noi veniamo come Assoturismo dopo aver fatto degli incontri a livello territoriale, e noi abbiamo fatto degli incontri tra le varie anime, per cui noi abbiamo gli albergatori, abbiamo le agenzie di viaggio, abbiamo i tour operator. È importante, ecco, che ciascuno faccia la propria attività. Si tratta di una normativa europea che comunque va recepita, coscienti di questo, nell'interesse delle imprese e soprattutto nell'interesse anche del consumatore, però senza svilire, senza sminuire quello che è il ruolo dell'impresa italiana. Io lì, soprattutto per quanto riguarda i servizi all'interno delle strutture alberghiere, questo è un aspetto, ecco, comprendo, spinoso. Si parlava delle spiagge, che è un elemento portante delle strutture del sud, ma la spiaggia, ecco, può diventare lo ski pass, può diventare un aspetto che si può trovare. L'esempio che faceva Federalberghi era quello della vendita di un biglietto dello stadio, quindi è un argomento spinoso che va, ecco, questo sì, va attenzionato nella giusta maniera. Le elencazioni hanno dei pro e hanno dei contro. Io personalmente il 25% lo eliminerei. Se ci sono altri interventi, altre repliche. Passo Viaggi, Confesercenti. Passo Viaggi, prego.
Intanto ringrazio onorevole senatore anche per le domande pertinenti, insomma, con, nel considerare proprio l'attività che viene fatta sul territorio delle piccole e medie imprese, che sono soprattutto anche agenzie di viaggio che fanno anche incoming, quindi c'è una realtà che va ovviamente tutelata e considerata e presa in considerazione. Quindi grazie appunto all'onorevole che ha posto l'attenzione sulle piccole e medie imprese che fanno incoming sul territorio, perché effettivamente si potrebbero trovarsi schiacciate da, per esempio, quelle organizzazioni che verranno ascoltate dopo di noi nel corso anche in questa mattinata, questa associazione Let's che raggruppa grossi operatori internazionali che non stanno poi tecnicamente sul territorio italiano, cioè non pagano le tasse sul territorio italiano e fanno, come giustamente ci ha ricordato il senatore, non pagano le tasse in Italia e fanno concorrenza sleale poi effettivamente alle aziende italiane che poi invece fanno incoming e quindi devono entrare in competizione, in concorrenza con degli strumenti che non sono allo stesso livello. È una direttiva che nasce a tutela del consumatore. Noi siamo qui a portare gli interessi anche delle imprese, poiché il consumatore, il viaggiatore è una risorsa per queste imprese, quindi è una risorsa che va tutelata e che va valorizzata e protetta. E le agenzie di viaggio, tour operator, nella loro attività, ovviamente nell'attività che fanno di incoming, di promozione del turismo, del turismo italiano, fanno anche questa attività. Quindi ben venga ogni protezione che possa essere portata con questo recepimento. Chiediamo appunto di verificare appunto la parità, diciamo, di trattamento anche tra gli stessi competitor. Non, diciamo, vediamo anche più in là, cioè vediamo anche i servizi collegati e le grandi organizzazioni. Mi ha fatto molto piacere questo richiamo alle OLTA e a queste entità che vengono nel nostro paese e poi non lasciano poi effettivamente nulla alla fiscalità dello Stato. Grazie. Perfetto, per l'attenzione. Grazie mille per l'intervento. Prego. Come CNA Turismo rappresentiamo al momento 40.000 imprese divise su per giù al 50% tra la filiera della ricettività tradizionale e quella del turismo esperienziale. Per quanto riguarda il turismo esperienziale, noi siamo interessati a rappresentare quella parte che rientra nell'accordo che come CNA abbiamo con al momento Airbnb. È una parte nuovissima di questo aspetto che accennavo prima per quanto riguarda il costruirsi da sé la vacanza. E su questo aspetto ritengo che ci siano degli aspetti che vanno molto approfonditi, perché le imprese si stanno organizzando secondo ciò che si sta modificando un po' nell'offerta turistica, ma anche nelle esigenze dirette da parte dei cittadini e dei consumatori. E dicevo che nella terminologia contrattuale già ci sono delle garanzie previste per chi accede alla piattaforma per poter acquistare un'esperienza e doverla opzionare almeno come garanzia finanziaria prima che essa avvenga. E quindi questo aspetto secondo me va inserito all'interno del decreto attuativo, del recepimento, perché comunque queste garanzie già esistono e credo che siano esaustive senza necessità di dover introdurre altri lacciuoli burocratici. Per quanto riguarda la differenza, l'esempio, qui passo alla filiera classica che rappresentiamo altresì, degli ski pass, degli impianti di risalita o delle spiagge, quasi il 50% degli alberghi che danno un'offerta ricettiva costiera hanno in concessione diretta le spiagge. Quindi non stiamo parlando di un servizio che vanno ad acquisire attraverso altri utenti o concessionari, ma hanno una concessione diretta e quindi questa spiaggia fa parte direttamente dei servizi che vengono offerti. Quindi diventerebbe anche complicato ragionare, questo è un approfondimento che va direttamente inserito. Per quanto riguarda invece le spiagge, penso alla Riviera Romagnola, che non afferiscono direttamente agli albergatori,
ma vengono utilizzate come servizio accessorio attraverso altre imprese, già uno studio di settore ampiamente nel 2012 cenna e tratta questo aspetto e in qualche maniera lo va anche a disciplinare, quindi ci sono degli aspetti che vanno ripresi. Perfetto, grazie per l'intervento, ci sono altre repliche. Grazie Presidente, cercherò di essere telegrafico nel rispetto dei tempi di tutti. Allora, di che parliamo? Parliamo di 20 miliardi di fatturato. Si ricordava prima che il tasso di commissioni che chiedono i portali si aggira intorno al 20-25% e sono portali stranieri. Mi dispiace per i colleghi degli agenti di viaggio verso i quali noi abbiamo il massimo rispetto. Qui non c'è una competizione fra agenzie di viaggio italiane e alberghi italiani. Io è 28 anni che faccio questo lavoro, di agenzie di viaggio italiane che fanno incoming ce ne sono, per carità, ma ce ne sono poche. Qui si tratta di capire se vogliamo prendere il 25% del fatturato degli alberghi italiani e ancora di più indirizzarlo verso i portali stranieri o consentire alle singole imprese italiane di giocarsi la loro partita. Poi nessuno vuol demonizzare i portali, ma di giocarsi, se io voglio vendere la spiaggia con l'ombrellone, di vendermela anche da me. La direttiva è scritta male e tradotta peggio. Quando si scrive facilities si poteva tradurre servizi e saremmo andati ben avanti, metà di questa discussione non l'avremmo fatta, invece qualcuno ha scritto strutture. A un certo punto la direttiva parla di servizi on site e poi è stato tradotto in loco. Adesso io non so se on site e in loco sono corrispondenti, ma sono sicuro, pur masticando male l'inglese, che on site non significa inside. Venendo alla domanda dell'onorevole Benamati e anche al ragionamento, mi permetto di dire fuorviante che è stato fatto poc'anzi dai colleghi dell'artigianato, che forse non conoscono bene il settore. Allora, spiaggia di Jesolo, albergo con spiaggia attaccata, nessuno dovrebbe avere dubbi. Seconda fila, chiamiamo così l'albergo che non sta esattamente sulla spiaggia, ma sta un attimo dopo. Quell'albergo potrebbe avere una sua concessione o potrebbe avere una convenzione con uno stabilimento balneare e vende all'estero, al cliente tedesco, vende il pacchetto di servizi, lo chiamo pacchetto, non ho vergogna di chiamarlo pacchetto, la combinazione, volete chiamarlo così? Non è un pacchetto turistico quello è la stessa cosa che sta vendendo il collega più fortunato che ha la spiaggia attaccata. Se poi andate a Rimini c'è una strada di mezzo fra l'albergo e la spiaggia. E allora che significa? Che tutti quelli che hanno una strada fra l'albergo e la spiaggia, l'altro 50% per evocare un numero che è stato evocato prima, lo mandiamo a mare? Adesso io ho seguito, come credo tutti voi in questi giorni, le notizie che spero vengano confermate perché c'è una procedura di infrazione in corso, non bastano i convegni, sul fatto che sarebbe stato risolto il problema alla Bolkestein. Io non so se è stato risolto, me lo auguro, ma non lo so. Quello che mi auguro è che non si crei un altro problema a Wolfenstein e che sottovalutando questo problema non ci ritroviamo da qui a 6 mesi, un anno, ad accorgerci che ci siamo fatti del male da soli creando un altro problema a Wolfenstein. Allora sì, serve l'elenco e attenzione, chiudo, attenzione, l'ho detto in maniera sfumata all'inizio, adesso sono più esplicito, tra le soluzioni che vengono prefigurate è un elenco inserito nel preambolo. Non serve, è meglio di nessun elenco, ma non serve, non risolve, perché poi i singoli pezzi di questa norma andranno infilati in un altro codice, per cui l'interprete leggerà il codice, non leggerà il preambolo. Se vogliamo un elenco che funzioni, ci vuole un elenco inserito nel dispositivo. Grazie, grazie per l'intervento, l'ultimo intervento, e poi sì, Presidente, l'audizione. Vorrei spendere rapido, il mio minuto che mi è concesso per dire che qui non si tratta chiaramente di leggere o interpretare o recepire la direttiva a favore di uno o un altro comparto dello stesso settore che operano da sempre insieme, gli alberghi, i tour operator e quant'altro. Bisogna solo rispettare quello che c'è scritto. Il considerando 17, che come tutti sanno proprio nella natura giuridica, il considerando esprime il principio che poi viene declinato nell'articolato, dice chiaramente che oltre a ciò, quindi escludendo che possono essere considerati pacchetti, oltre a ciò i servizi, non sono considerati quindi aggregazioni che possono costituire pacchetto, i servizi che fanno intrinsecamente parte di un altro servizio turistico non dovrebbero essere considerati servizi turistici a sé stante, quindi li considera insieme. Tra questi
viene fatto, si tratta ad esempio, e leggo qui quello che è più attinente agli alberghi, i pasti, le bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio e l'accesso alle strutture in loco. Le strutture in loco, sanno tutti che se un albergo, una struttura ha delle strutture in loco, quindi che sono facenti parte della struttura, ci può accedere senza che sia un altro servizio, specifica come piscina, sauna, centro benessere, palestra, incluso per i clienti dell'albergo. Non vedo qui che ci sia una problematica neanche di una specifica di un elenco, quando è chiaramente indicato ciò che è ricompreso nell'ambito dell'attività alberghiera e che quindi non dovrebbe essere considerata aggregazione. Il considerando 18, e chiudo, invece dice quello che sono gli altri servizi turistici che effettivamente non fanno parte di questa, come dire, non sono intrinsecamente ricompresi nell'alloggio e sono appunto quelli relativi agli eventi e quant'altro. Qui non si tratta di negare a nessuno di vendere insieme delle aggregazioni, si tratta di rispettare ruoli e responsabilità perché ce lo chiede l'Europa, perché questo è il portato di quello che è stato il, diciamo, il punto di equilibrio tra le rappresentanze degli albergatori europei Lautrec e quelle delle altre, delle OLTA, delle OTA e delle agenzie di viaggio. Grazie. Grazie mille per l'intervento. Io ringrazio, no, scusi, 5 secondi perché sennò non... Prego. Volevo solo precisare, come Cennea Turismo ci occupiamo dell'attuale filiera, ma cerchiamo e pensiamo di interpretare e conoscere bene anche tutto ciò che a livello turistico si sta si propone, esiste, si innova e ci gira potentemente intorno. Grazie. Grazie per la precisazione, grazie a tutti per la presenza e l'intervento. Chiedo le note scritte se le deposito in modo tale che le facciamo avere i commissari. Noi continuiamo, grazie mille. Continuiamo con le audizioni, con Federturismo, Flavia Franceschini, direttore a Stoi Confindustria Viaggi, Silvana Durante, legale a Stoi Confindustria Viaggi, Antonio Barreca, direttore generale Federturismo, e con Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Barbara Maria Casillo, direttore generale, Valeria Di Claudio, funzionaria. Buongiorno, prego. Se trovate posto, vi accomodate. Io cedo subito la parola a Federturismo, a Flavia Franceschini, direttrice di Astoi Confindustria Viaggi. Si schiaccia... No, lì il bottone verde. Perfetto, eccolo. Grazie. Eccolo. Buongiorno a tutti, ringrazio i presidenti e gli onorevoli senatori e deputati presenti per l'attenzione manifestata nei confronti della nostra associazione. Farò una brevissima premessa. Astoi è un'associazione di categoria a carattere nazionale, aderente al sistema Confindustria e rappresenta oltre il 90% del mercato dei tour operator italiani proprio per i volumi di fatturato espressi dai propri associati. Ricordo che il comparto del turismo organizzato è composto da circa 10.000 imprese fra agenzie di viaggio e tour operator che occupano circa 50.000 dipendenti, quindi sono imprese che risiedono sul territorio italiano e pagano le tasse qui in Italia. I tour operator, come noto, sono degli organizzatori, cioè sono quei soggetti che assemblano una serie di servizi in un pacchetto turistico per poi rivenderli per lo più attraverso degli intermediari, cioè attraverso le agenzie di viaggio. Sono quindi i primi destinatari di questa normativa, sono i protagonisti. La nostra associazione, come è stato precedentemente detto dagli altri colleghi, ha partecipato attivamente, direi, nell'ultimo anno ai lavori del tavolo tecnico istituito presso il MIBACT, ma come sapete nella relazione illustrativa che accompagna la trasmissione dello schema di decreto viene chiarito che non è stato poi possibile, a causa dei tempi estremamente ristretti, avviare e instaurare un confronto con le associazioni coinvolte sullo schema di decreto che oggi qui ci occupa. Abbiamo prodotto una memoria contenente alcune osservazioni, in particolare relative agli articoli 41, 42 e 46 dello schema di decreto. Sì, nel senso assolutamente sì, l'abbiamo comunque inviata. E sono osservazioni volte principalmente a sicuramente a scongiurare un proliferare del contenzioso, direi esponenziale, il rischio è veramente concreto,
sono volte anche a riequilibrare le responsabilità e gli oneri posti in capo ai tour operator, andando ad evitare un iniquo e ingiustificato aggravio di costi a carico di queste imprese, ed anche a non creare incongruenze rispetto a quanto già previsto dal nostro ordinamento giuridico. Quindi io ringrazio nuovamente per l'occasione concessa alla nostra associazione. Cedo la parola a questo punto all'avvocato Durante, al nostro legale, che entrerà nel merito delle proposte contenute nella memoria depositata agli atti. Grazie. Prego, grazie. Buongiorno a tutti, grazie per l'attenzione e per l'opportunità che ci concedete. Non voglio tediarvi, quindi cercherò di essere estremamente concreta nell'esposizione di quelli che sono gli argomenti che ha anticipato la dottoressa Franceschini. Per quanto riguarda il diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto, è corretto ed è giusto che il legislatore comunitario abbia previsto delle ipotesi specifiche, perché è in linea con quello che sta accadendo nello scenario mondiale di questi ultimi anni, e quindi è corretto che vi sia la previsione di un diritto di recesso nel caso in cui dovessero intervenire delle situazioni di instabilità, che possa essere instabilità politica piuttosto che situazioni riguardanti focolai di particolari malattie o quant'altro, comunque che possano incidere sulla reale fruizione della vacanza. In questi casi si dice è corretto che il viaggiatore abbia l'opportunità di recedere dal contratto senza pagamento di nessuna penale, ed è corretto che sia così perché la prestazione non può essere utilizzata. Però noi abbiamo chiesto che si inserisse in questo articolo la possibilità per il tour operator di trattenere le spese di gestione della pratica, perché la gestione della pratica è afferente a un momento precedente rispetto alla fruizione della vacanza, quindi di quelle che sono le prestazioni che compongono la vacanza, quindi il trasporto, l'alloggio e gli altri servizi che possono essere più o meno accessori. Faccio un esempio concretissimo. Abbiamo avuto nel 2013 il problema dell'Egitto. La Farnesina il venerdì pomeriggio ha emesso un cosiddetto sconsiglio, e in quel momento, venerdì pomeriggio, con i voli tutti programmati per il sabato mattina, perché i tour operator hanno dei voli noleggiati, dei voli già contrattualizzati con notevole tempo d'anticipo. Quindi il sabato mattina, che è la giornata in cui più o meno partono l'inizio di tutte le vacanze, tra il sabato e la domenica, i tour operator hanno dovuto organizzare la ripresa dei viaggiatori che erano all'estero, bloccare quei voli, gestire questa situazione di emergenza, dare anche comunicazione ai viaggiatori del motivo per il quale non fosse più possibile partire. Si è lavorato tanto, si è lavorato più che in altre occasioni, ma si lavora anche in altre occasioni non di emergenza, perché se io ho bisogno di un particolare pasto in aereo, piuttosto che di una poltrona speciale, piuttosto che qualunque altra esigenza che il viaggiatore debba manifestare, il tour operator è a disposizione ed evade questa necessità prima dell'inizio della vacanza. Così come la lista che bisogna mandare agli alberghi, alle compagnie di assicurazione per l'emissione della polizza, quindi sono tutte attività prodromiche, direi, a quella che è la realizzazione della vacanza. Quindi, come ci dice poi peraltro il nostro ordinamento, tutto ciò che è stato eseguito prima non può essere travolto da una risoluzione contrattuale, quindi da un recesso, quindi giustificato, sostenuto da una giusta causa. Ciò che è stato fatto non può essere travolto, sarebbe troppo difficile poter indicare analiticamente come poter quantificare questo tipo di attività, quindi ciò che io ho fatto, come ho gestito i passeggeri, come ho gestito le pratiche, cosa ho inviato per soddisfare le richieste del viaggiatore. Per cui si indica una somma forfettaria, che è una somma sempre abbastanza contenuta rispetto a quello che è il valore del viaggio, che dovrebbe, e noi ci auspichiamo, che venga riconosciuta come irripetibile, perché afferente a un momento precedente rispetto al pacchetto, ossia al trasporto. Cioè la vacanza inizia con il trasporto del passeggero, qualora ci sia o sia compresa anche questa prestazione. Se dovesse trattarsi di soggiorno, è evidente che inizierà con il check-in in albergo. Quindi ci auspichiamo che questo venga riconosciuto, perché è stato anche oggetto di valutazione da parte dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha
ha riconosciuto la fondatezza di questa argomentazione, perché effettivamente, ripeto, sono attività che vengono svolte in un momento precedente rispetto all'inizio del pacchetto. Poi, altra cosa, anche la polizza di annullamento. La polizza molto spesso, anzi il legislatore comunitario dà la possibilità che la polizza di annullamento divenga obbligatoria, non è possibile restituire l'integrale somma che è stata corrisposta, perché in quella parte di prezzo è compresa anche una polizza per servizi, una polizza cosiddetta multirischi, perché copre diverse garanzie. Tra queste vi è la garanzia contro i rischi di annullamento del pacchetto, per cui se io ho necessità per motivazioni personali e soggettive di annullare quel pacchetto turistico, quel contratto di viaggio, è evidente che il rischio che la compagnia assume su questa mia garanzia lo corre dal momento in cui viene stipulato o confermato il contratto, per cui non può essere restituito oggi, perché oggi si procede all'annullamento, il costo relativo a una polizza che ha garantito il viaggiatore per magari 6 mesi perché l'ho prenotato a novembre. E quindi anche questo distinguo è necessario che venga fatto, perché non si può, ripeto, restituire ciò che è stato già goduto, prestazioni già rese. Un altro breve argomento su cui volevamo soffermarci, scusami, mi suggerisce giustamente dottoressa Franceschini, perché è un tema che ci sta molto a cuore, questo termine entro il quale il tour operator deve risolvere il difetto di conformità, che la direttiva indica fissato dal viaggiatore. Perché ci opponiamo? Non perché ovviamente non vogliamo che il viaggiatore abbia un'immediata soluzione, questo già avviene perché era già presente nella direttiva. La direttiva del 90, la 314 del 90, prevedeva che il consumatore dovesse senza ritardo dare indicazione al tour operator, al suo organizzatore in loco, eccetera, di un difetto di conformità, affinché, dice, il tour operator, l'organizzatore, possa porvi immediato rimedio. Quindi è una cosa che già esiste, una cosa che già c'è, è interesse del tour operator che il viaggiatore non interrompa il viaggio, quindi interrompa la prestazione e torni indietro. Il problema del fissato dal viaggiatore è che apre il varco veramente a una possibilità di contenzioso enorme, e quindi andremo a mortificare quell'intento deflattivo che invece il legislatore interno in questi anni sta cercando di fare. Un esempio banalissimo: mi si è presentato per un tour operator, mi ha posto questo quesito qualche giorno fa. Un viaggiatore recatosi in Australia, quindi anche problema di fuso orario, eccetera, giunge in albergo e non trova la sua prenotazione perché l'albergo era in overbooking. Il tempo fissato dal viaggiatore in quel caso non può essere un criterio dirimente, perché il viaggiatore non può sapere in che tempo è possibile reperire altro alloggio di pari categoria, categoria superiore, quello magari a carico peraltro del tour operator. Quindi non ha la possibilità tecnica, direi, di poter individuare il tempo. Però messa in maniera così generica si presta purtroppo ad aprire un varco al contenzioso in mani innumerevole. Nel considerando, il legislatore comunitario dà un input ben preciso, perché è evidente che faccia riferimento a servizi che devono essere resi in via immediata, cioè se io devo prendere l'aereo il tempo lo do io, perché se manca il trasferimento collettivo, perché non è presente il bus, la navetta, quello che tu organizzatore mi hai messo a disposizione, io prendo un taxi, quindi ti comunico il difetto di conformità e ti dico: ho l'aereo tra 2 ore, devo essere in aeroporto al massimo fra mezz'ora, se non ho qui un'altra macchina entro 5 minuti prendo un taxi. E questa la ratio della norma, però purtroppo sappiamo che molto spesso poi nell'esplicitazione, nel caso pratico, l'intento, la ratio della legge viene mortificata, quindi lasciarlo in questo modo diventa veramente per noi fonte di grandissime difficoltà e contenzioso, perché il tour operator non può poi a quel punto essere gravato del costo che dovrebbe trovarsi a subire, a rimborsare, perché non mi piace la camera con vista mare ma non frontale. Questo è un altro esempio di questi giorni, voglio un'altra soluzione subito, non è questo quello che ho chiesto, ma in realtà non è così, perché il tuo contratto parla di vista mare, non hai una camera fronte mare,
che è un'altra cosa, quindi si presta anche ad interpretazioni e speculazioni, ad usi strumentali anche delle parole o di ciò che viene contrattualmente convenuto. E comunque, se la tua camera è al primo piano e hai un albero davanti nonostante dietro ci sia il mare, non può essere considerato un difetto di conformità tale che mi ponga in una condizione in via immediata, senza poter replicare a nulla, di dover sopperire e accogliere la richiesta del viaggiatore. Per cui questo è veramente auspicabile, ci espone troppo e non fa bene, ma soprattutto non fa bene al legislatore interno, che invece, ripeto, con la mediazione, la negoziazione assistita, in questi anni ha cercato di attuare tutta una serie di procedure deflattive del contenzioso. Scusi? Ultimo argomento, perché ripeto, ultimo, non perché sennò abbiamo sballato completamente i tempi, cortesemente. Solo prego, una cosa. Prego. Per quanto riguarda il diritto di prescrizione, non comprendiamo il motivo per il quale, nonostante la direttiva parli esplicitamente di divieto di gold plating, noi l'abbiamo portato a 3 anni, quando invece tutti gli altri paesi europei l'hanno lasciato, hanno uniformato il termine e hanno posto 2 anni. Mi permetto solo di dire una cosa. Solo una cosa, i giudici hanno già detto che il danno da vacanza rovinata si prescrive in 1 anno, perché noi abbiamo detto 3? Non è un danno alla persona, noi abbiamo detto che è il tempo inutilmente trascorso non può essere paragonato a una lesione alla persona, quindi non lo dico io, lo dicono i giudici, per cui non può essere giustificato un arco temporale così lungo per il danno da vacanza rovinata. È bene che rimanga, come per gli altri paesi europei, 2 anni. Mi taccio. Perfetto, grazie mille. Adesso Associazione Italiana Confindustria Alberghi, il direttore generale Barbara Maria Casillo. Buongiorno, grazie intanto per l'invito e per l'attenzione a questo tema, che effettivamente rischia di avere un impatto molto pesante sul nostro settore. Associazione Italiana Confindustria Alberghi rappresenta oltre 3.500 aziende del settore alberghiero, pressoché la totalità delle aziende di catena operanti nel nostro paese e una parte insignificativa di aziende indipendenti che sono presenti sul nostro mercato. Sono vestita di bianco e nero, ma non sono della Juventus, però alcuni argomenti, devo dire, mi trovano in sintonia con quanto già detto dal collega di Federalberghi. Credo però di poter offrire qualche spunto in più di riflessione, sempre rispetto a quello che è il sentire comune rispetto a questi temi, ma che credo che non dobbiamo assolutamente perdere da conto, visto che parliamo di qualche cosa che poi entra nella quotidianità della vita di molti cittadini e delle attività che si svolgono nel settore turistico, che, come già ricordato, è una delle principali componenti del PIL italiano, peraltro in crescita. È chiaro che questa direttiva interviene per colmare oltre 20 anni dall'emanazione della prima, la 314, che è stata recepita nel nostro ordinamento nel 95, quando credo ancora con difficoltà ci si collegava ad internet. È evidente quelle che sono le finalità del legislatore e non possiamo assolutamente non condividerle. Resta il fatto però che, da un punto di vista di scrittura, ci sono degli aspetti che rischiano veramente di aprire ad un ampliamento indiscriminato del concetto di pacchetto turistico, che potrebbe creare un contenzioso molto esteso e soprattutto condizionare quella che è la capacità di competere delle nostre aziende in un contesto che è sempre di più internazionale. Torniamo al tema di internet. Le nostre aziende, quelle del mondo alberghiero, si confrontano con i mercati di tutto il mondo, vengono viste e comparate con i prezzi, i servizi e quanto a livello internazionale. La scelta di una struttura, di una destinazione, ormai si fa confrontando non solo quello che offre l'Italia, ma andando a mettere in relazione con quello che offre il resto del mondo. Non possiamo imprigionare gli operatori alberghieri in un modello di offerta dei servizi che risulterebbe ormai del tutto anacronistico rispetto alle esigenze che noi abbiamo. La strutturazione che sembrerebbe apparire nella formulazione di questo schema di decreto lascerebbe fuori da quelle che sono le caratteristiche intrinseche
parte integrante del servizio stesso di alloggio, numerosi servizi che invece sono in esso ormai compiutamente presenti da moltissimo tempo, sono attesi e sono elementi su cui si misura nel contesto internazionale la capacità di un'offerta turistica contemporanea. Diventa fondamentale che venga assunto questo elemento di elencazione. Concordo su chi prima è intervenuto dicendo che le elencazioni hanno sempre il rischio di essere esaustive e tagliare poi fuori nel tempo ulteriori evoluzioni che il mercato può chiedere. Questa è un'osservazione certamente corretta, ma necessariamente in questa fase, in assenza di una elencazione quanto più ampia possibile, diventa davvero difficile gestire in qualità e serenità l'offerta dei nostri operatori, rischiando di condizionare evidentemente il loro posizionamento sul mercato. Vorrei anche fare un'osservazione ulteriore in merito al famoso tema del 25% di cui abbiamo sentito molto parlare questa mattina. Evidentemente quanto già osservato in merito al diverso impatto che questo limite così netto può avere sulle diverse categorie di offerta è un fatto chiarissimo. È evidente che si finisce per penalizzare quell'offerta più attenta alla valenza del fattore prezzo, ma nello stesso tempo si penalizza anche quel turismo familiare che è fatto a volte di nuclei piuttosto numerosi che magari scelgono situazioni di alloggio in cui c'è una sola camera con più persone all'interno, che si troverebbero chiaramente del tutto spiazzati, perché il valore del 25% rispetto al costo di una camera è decisamente troppo limitato. In più vorrei osservare ulteriormente un altro aspetto che secondo me è importante. Tra le finalità che da sempre le politiche del settore stanno perseguendo ci sta quella di un turismo destagionalizzato, un ampliamento della stagione e una distribuzione migliore dei flussi nell'arco di tempo e nell'arco dello spazio. Queste politiche possono essere affrontate non solo con una crescita qualitativa della nostra offerta, dei servizi, dei trasporti e di quant'altro necessario alla fruizione della vacanza, ma anche permettendo e favorendo tutti quegli interventi che spesso vengono fatti proprio nei momenti di bassa stagione, che tendono a offrire a fronte di un prezzo, diciamo, dell'alloggio molto competitivo, dei servizi aggiuntivi spesso legati ad eventi, altre iniziative che possono attirare fuori stagione i clienti oppure attirarli verso destinazioni nuove rispetto a quelle più battute che noi conosciamo bene essere affette in questo momento da una sindrome da overtourism, e pertanto ci troveremmo con un tipo di impianto che rischia di penalizzare quella che è una delle misure più rilevanti su cui tutti quanti stiamo cercando di intervenire. Credo quindi che questo aspetto debba essere riconsiderato, trovando delle chiavi che possano da un lato offrire evidentemente un riferimento certo agli operatori, ma non pregiudichino tutte quelle condizioni che diversamente invece hanno la massima necessità di essere supportate. Ho capito, chiudo, basta. Grazie mille per l'intervento. Se i relatori Grassi e Benamatti hanno delle domande, Benamatti. Benamatti, prego. Sì. Perfetto. Non sapevo nell'economia se ero il collega del Senato. No, io ho due questioni veloci perché, inutile, abbiamo poco tempo, meriterebbe. Temi che sono stati sollevati riguardano l'articolo che mi interessano particolarmente, l'articolo 41, mi pare, se non sbaglio, il diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto, il 41, e il comma 4 e naturalmente la parte che riguarda il 42 con i tempi di modifica invece della non conformità. E sul comma 4 del 41 si stava dicendo prima, ci riferiamo alle condizioni in quale circostanze che sono inevitabili, si citava prima la questione dell'Egitto, ma qualsiasi cosa che poi una vacanza parli sulla Farnesina, paese sconsigliato, è il caso classico, quel tipo di vacanza si interrompe. Quindi parliamo di eccezionalità, che mi immagino per i tour operator e per le aziende di settore sono coperte ovviamente da assicurazioni contro, comunque avranno una loro. Qui c'è un tema che effettivamente il comma stabilisce il rimborso totale per il cliente.
La formulazione, francamente, parlando fra di noi, che voi ci proponete di spese amministrative, mi pare un pochino troppo varia e troppo vaga. Cioè, se il tempo persona che si è speso per realizzare quella vacanza, quindi l'operatore, il tempo dell'operatore, lei citava la scelta del sedile piuttosto che la definizione della stanza, però siamo nell'ambito. Non vorrei che una definizione di queste spese portasse a un ampliamento indiscriminato di quello che ha rispetto al consumatore la possibilità di una rivalsa su costi amministrativi. Sentivo che lei indicava in questo senso la possibilità di un forfettario, che deve essere ovviamente un articolato in maniera iniziale con valori ovviamente molto ridotti rispetto. Ecco, vorrei capire di più. Questa per voi? No, non è ancora il momento per rispondere. E la seconda questione, vado veloce Presidente, è il tema invece del 42,4 relativamente alla non conformità. Anche questo è un comma importante su un articolo importante. E lo stava dicendo già lei. Però è chiaro che qui si contemperano due interessi, perché se io faccio 3 giorni di vacanza in Val d'Aosta e non trovo la camera e ci mettiamo 13 ore a trovarmi la camera, su 3 giorni, è un conto se lei mi dice sono in Australia 15 giorni e la camera salta fuori in 6 ore. 6 ore su 15 giorni possono essere accettabili perché i disguidi capitano a tutti, però 13 ore rispetto a 36 ore di vacanza non sono la stessa cosa. Allora forse, convinto anche che io sono il tipico turista nervoso, glielo dico subito, per cui se fossi io a dire subito, anzi bisognava averlo fatto prima, quindi capisco la vostra difficoltà, però forse bisogna che troviamo una indicazione in cui si contemperano le caratteristiche del pacchetto, del viaggio, la durata, eccetera, e le sue tipologie per verificare la non conformità, in modo da, certo, non lasciare la completa libertà per richieste inaccettabili, ma nemmeno lasciare la completa libertà per risposte inaccettabili. Ecco, forse una conformazione, una indicazione che rifà riferimento alla tipologia del pacchetto e alle caratteristiche specifiche del pacchetto potrebbe essere d'aiuto in questo senso. Il relatore Benamatti ha chiesto la parola. Il relatore, grazie. Sì, allora parto subito dall'articolo 42. Io comprendo le obiezioni, perché ovviamente sono obiezioni che vengono formulate da chi legge la questione dal lato dell'agenzia, ma non ci dimentichiamo che l'articolo 42 fa riferimento a un inadempimento, perché il difetto di conformità disciplinato dal 42 fa parte del genus inadempimento, cioè l'agenzia o l'organizzatore, poi bisogna vedere chi è responsabile di volta in volta, è già in una condizione di torto. Quindi non è che si possa indugiare troppo a comprendere le difficoltà dell'organizzatore che a monte ha promesso un servizio che poi non viene erogato. Tra l'altro la direttiva sul punto parla di termine ragionevole fissato dal viaggiatore. Nell'argomentazione che ho ascoltato, secondo me, mettono insieme piani differenti, perché se siamo d'accordo che a monte c'è un difetto di conformità, allora c'è un inadempimento, dunque l'agenzia si deve rimboccare le maniche e deve rimediare. L'obbligo rimediale è già una via di fuga che il legislatore offre, perché in assenza di questa direttiva ci sarebbe la risoluzione e il risarcimento del danno tout court. Per quanto riguarda l'ipotesi del viaggiatore, come dire, litigioso che comincia a far storie, quello è un po' un problema inevitabile. Purtroppo nessuna legge può evitare di avere a che fare con soggetti cavillosi e che non sono mai contenti. Ovviamente a monte, per evitare questo tipo di contenzioso, è opportuno fornire un'informazione quanto più completa possibile. D'altra parte la direttiva vi fa riferimento. Voglio tornare velocemente sulla questione dell'elenco. Allora, noi dobbiamo un po' decidere, se vogliamo scrivere questo elenco, qual è il criterio che guida l'elenco. Vogliamo far riferimento a servizi erogati dallo stesso albergatore? Perché se vogliamo fare questo, allora invece di inserire un elenco, possiamo semplicemente aggiungere un comma di questo tipo. I servizi di cui al comma 1, lettera A, numero 4, costituiscono sempre servizi integrativi se sono erogati in via diretta
dallo stesso professionista che fornisce uno dei servizi di cui ai numeri 1, 2 e 3. Ovviamente questa formula, qualcuno obietterà, non copre l'albergo che fornisce il servizio spiaggia tramite un terzo, però poiché anche questa è un'esigenza ragionevole per non introdurre quella disparità di trattamento che prima veniva evidenziata e che è estremamente ragionevole, si può intervenire in altra sede, cioè si può intervenire sempre nell'articolo 33 al comma 1 numero 4 e aggiungere l'inciso che propongo: qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante, dice il testo attualmente proposto, potrebbe essere seguito da questa frase: o non costituisce tipico servizio integrativo secondo la prassi locale, in modo da dare rilievo all'aspettativa del viaggiatore che quando va al mare si aspetta la spiaggia e quando va in montagna si aspetta la pista da sci. Quindi dar rilievo a questa aspettativa in questa sede, sganciando il carattere integrativo dal soggetto che fornisce il servizio medesimo. Quindi intervenire su due piani: introdurre la modifica che ho fatto poc'anzi e quindi dire che non è mai servizio che dà luogo a pacchetto quando viene fornito comunque, qualunque esso sia, dallo stesso albergatore, e in altra sede dire è sempre servizio integrativo se rientra in quei servizi che legittimamente ci si attende in ragione della tipologia. Potrebbe questa proposta salvare capre e cavoli, nel senso che sfuggiamo all'elenco esemplificativo, però utilizziamo i criteri che mi sembra, le rationes che mi sembra in questa discussione siano emerse. Grazie. Grazie per l'intervento. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, la parola per le repliche. Veloci, stringate. Allora, vorrei inquadrare correttamente la fattispecie dell'articolo 42, commi 4 e 6, relativamente alle nostre osservazioni e alle nostre proposte. Questa è la situazione: un cliente acquista un pacchetto turistico, si reca in destinazione, rileva un difetto di conformità, l'abbiamo fatto l'esempio prima, la stanza ha qualcosa che non va piuttosto che un altro difetto di conformità. Come detto correttamente dal relatore, dall'onorevole relatore, si tratta di un inadempimento, ok? Infatti il fatto che il tour operator debba intervenire tempestivamente a risolvere quel difetto di conformità non è assolutamente, voglio dire, in dubbio, diciamo, non è in discussione, nulla questio. Il tema che noi abbiamo posto è che sia il viaggiatore a dover e poter fissare un termine tecnico, un tempo tecnico entro il quale il tour operator debba intervenire necessariamente, altrimenti il viaggiatore può fare da sé, vale a dire decidere che quella stanza non gli sta bene, andare in un 5 stelle lusso con una limousine e addebitare le spese al tour operator. E questa è la novità della nuova direttiva e dello schema di decreto, perché che si rilevi un difetto di conformità e che il tour operator debba assolutamente con tutti i propri mezzi intervenire a risolvere quel difetto di conformità, ci mancherebbe altro, nulla questio. Ma che possa essere il viaggiatore, non rendendosi conto di alcune, diciamo, informazioni tecniche che non possiede, per esempio c'è un fuso orario di mezzo, possono essere mille motivi per i quali un tour operator nei 15 minuti indicati, perché possono essere il periodo ragionevole, può essere ragionevole, qualsiasi, sì, però il fatto che sia lui a doverlo fissare è veramente, secondo la nostra associazione, un'aberrazione. Che il tour operator debba intervenire, lo debba fare tempestivamente, chiaramente non è assolutamente in discussione. È assolutamente in discussione il fatto che debba farlo in un tempo tecnico fissato da un soggetto che non dispone delle informazioni necessarie per fissare quel tempo tecnico. Ora, nello schema di decreto devo dire che il Ministero Attività Beni Culturali ha recepito in parte le nostre osservazioni, perché ha fatto un richiamo ai principi di correttezza e buona fede, quindi articoli del Codice Civile che chiaramente invocano questi principi relativamente al comportamento del viaggiatore, così come, grazie alle nostre osservazioni, è stato introdotto nell'articolo il fatto che le spese debbano essere ragionevoli e documentabili, perché altrimenti neanche questo c'era. Però, come dicevamo, è il tema di cui stiamo parlando, non è assolutamente quello di non dover intervenire in caso di inadempimento. Attualmente è così, l'attuale schema della direttiva, cioè del codice del turismo, dice che il tour operator debba intervenire immediatamente e farlo con tutti i mezzi a sua disposizione. Questo è l'articolo 42. Grazie mille.
Ci sarebbero 5 secondi. Per quanto riguarda, rispondo all'onorevole, la quota di gestione della pratica si aggira sempre intorno ad un costo che è notevolmente ridotto rispetto a quello che è il costo complessivo del pacchetto turistico, si aggira, va dai 50 ai 120 euro al massimo. Considerando che un pacchetto turistico può costare 1.000 euro come 5.000 o 10.000 o anche 20.000 euro se si raggiungono destinazioni di particolare rilevanza, la quota comunque rimane invariata, quindi il costo più o meno è quello, tra i 50 e i 120 euro. Perfetto, grazie mille. Certo. Un'ultima nota, riflessione. Posso dopo. Attendiamo la risposta, poi... No, in primis volevo ringraziare perché ho registrato la disponibilità a prendere in carico, tra virgolette, questo tema dell'elenco. Come dicevo da prima, anche a me soddisfa poco questa soluzione, però rispetto alle ipotesi prospettate, certamente interessanti, ci sono due elementi secondo me di criticità su cui riflettere. Uno è legato al fatto che le strutture alberghiere sempre di più si sono organizzate con un insieme di società diverse che gestiscono ciascuna, pur nell'insieme dell'offerta che viene portata al turista, i diversi servizi. Per una gestione ottimale dei servizi e poi per una gestione migliore, diciamo, dell'azienda. Quindi, come giustamente anche lei sollevava, se si parla solamente del servizi che offre direttamente l'albergatore, ci si potrebbe trovare davanti a un problema poi tecnico-operativo, perché questi servizi potrebbero apparire come gestiti da società diverse rispetto a quelle dell'operatore. Sul secondo tema, molto interessante, credo che però dovremmo fare una riflessione eventualmente ulteriore, perché c'è un aspetto, seppure questa addizione mi piace perché rimanda, diciamo, a un sentire collettivo di quello che ci si aspetta in un luogo, dall'altra parte incapsula l'offerta alberghiera in quello che è l'aspetto più tradizionale, che evidentemente noi vogliamo valorizzare e mantenere, sapendo che è un punto di forza enorme dell'offerta italiana, ma d'altro canto dobbiamo anche essere pronti a poter gestire l'innovazione e il cambiamento che il mercato ci chiede. Come dicevo all'inizio, ricordiamocelo, qui ci stiamo misurando con qualcuno che ci guarda in rete e mette insieme l'albergo di Canicattì con quello magari di Sri Lanka, e purtroppo si sceglie analizzando quello che viene offerto. Dobbiamo essere in grado anche di saper gestire l'innovazione, quindi su questa soluzione, forse trovando una formulazione più elastica. Grazie. Allora, grazie, 30 secondi al relatore. Allora, grazie. Io apposta, nella formula che ho proposto, non ho parlato di usi, per non impiccarmi alla possibilità che l'interprete pensi che si tratti di usi normativi, opinio iuris ac necessitatis et diuturnitas, ma parlo di prassi. Perché col termine prassi, che si riferisce solo ad una ripetizione costante e qualitativa, indipendentemente dall'elemento psicologico di chi il servizio fornisce, vi è la possibilità di aprire a nuovi servizi, laddove questi nuovi servizi dovessero diventare diffusi da parte di un gruppo di operatori. Faccio un esempio concreto. Adesso il servizio Ski Pass integrato è offerto da alcuni ma non da tutti. È prassi o non lo è? Se si diffonde l'abitudine di fornire eventualmente lo ski pass integrato nel pacchetto alberghiero, nella formula alberghiera, diventa prassi. Quindi io ho scelto nella mia proposta la parola prassi proprio in funzione dell'evoluzione futura. Più si diffonde, più si radica, più diventa automaticamente il servizio che ci si attende. Per quanto riguarda il problema del termine indicato dal viaggiatore, la normativa parla di termine ragionevole. Ora, ai fini dell'interpretazione, la ragionevolezza viene sempre valutata contemperando gli opposti interessi. Io ho letto con attenzione il riferimento ai principi di correttezza e buona fede, ma viva Dio, siamo sempre all'interno del codice civile, del sistema civilistico, non del codice civile ma del sistema civilistico. Le norme generali previste dal codice civile per i contratti, quelle generali, si applicano anche qui, quindi i criteri di buona fede, correttezza e i criteri costituzionali che ormai fanno parte dei principi comuni di proporzionalità e ragionevolezza si applicano sempre. Nessun giudice considererà mai ragionevole il termine di 15 minuti, uso un'espressione esagerata, una formula esagerata. Se io viaggiatore indico un termine folle, impossibile, irragionevole, che non compone gli opposti interessi, il giudice lo considererà tanquam non esset. Questo lo posso dire con certezza, grazie. Relatore Grassi, grazie per gli interventi, grazie agli auditi della presenza del contributo.
Continuiamo con le nostre audizioni, vi potete accomodare, grazie mille. Continuiamo e completiamo le nostre audizioni in materia di pacchetti turistici con i rappresentanti di European Technology and Travel Service Association nella figura di Anna Perdigao e Marta Della Costa. Arrivederci. Buongiorno, prego se vi accomodate. Purtroppo abbiamo i tempi ristrettissimi perché siamo andati un po' lunghi, però avrete modo e tempo, ci mancherebbe altro di poter esporre le vostre argomentazioni. Allora, partiamo con Anna Perdigao. Spero di aver pronunciato... Ah, parla soltanto lei, perfetto. Spero di aver pronunciato correttamente... A lei la parola, grazie. Giustissima pronunciazione. Grazie mille onorevoli senatori, grazie mille a nome di EZA per l'invito. Io sono chair dell'Accommodation Digital Working Group di EZA e abbiamo seguito i lavori della direttiva, tutto l'iter legislativo con la Commissione e anche partecipato con la Commissione e i diversi Stati membri nei diversi expert group che si sono svolti in sede a Bruxelles, nel cercare anche di discutere e di trovare anche delle linee guida laddove la direttiva possa prevedere un po' dei dubbi interpretativi o delle aree un po' grigie. Ecco. In questo senso ci tenevo solo a introdurre il fatto, e poi sarò molto breve nel merito delle questioni, ma che EZA ha già diciamo una guidance, delle linee guida che sono state formulate, che distribuiremo con piacere a tutti per poterli analizzare. E che entrando nel merito noi vorremmo sottolineare soprattutto l'importanza del rispetto dell'armonizzazione, proprio lo scopo della direttiva. E in questo senso abbiamo tre punti dove sottolineiamo la criticità, parole diciamo mancanti nel recepimento che ci teneremo anche poi a spiegare l'importanza e ovviamente con materiale che poi vi lasceremo così da avere più tempo anche per poter analizzare, rendendoci conto del poco tempo magari che c'è in questo momento, un punto sulla parte dell'insolvenza per quanto riguarda anche lì l'importanza di seguire proprio il testo originale per favorire la maggiore armonizzazione possibile. Questi punti li abbiamo anche diciamo ovviamente discussi con altri stati membri e proprio al fine di avere la maggiore armonizzazione possibile e soprattutto la maggior chiarezza possibile per il consumatore, ecco, ci teniamo anche in questa sede soprattutto a sottolinearle con voi e spiegarle magari un po' più in dettaglio. Magari non andrò troppo nel dettaglio sulle slide perché per motivi di tempistica, ma vedo che ve le hanno distribuite in questo momento. Molto velocemente nelle slide ovviamente diamo un piccolo background, un po' una piccola informazione su chi siamo e la nostra attività a livello europeo, ma soprattutto poi entrando nel merito della nostra posizione, appunto entrando sul background e tutta la nostra partecipazione su workshop, per noi punti importanti sono le parole mancanti nel testo di recepimento per quanto riguarda i fornitori di servizi e nella definizione di servizio turistico collegato, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 3,1 lettera E, la mancanza della parola mirato, che ha proprio un'importanza molto significativa anche per la chiarezza per il consumatore, soprattutto per quanto riguarda la differenza tra quello che è proprio quello che può essere la pubblicità, che è molto abbiamo messo anche delle slide di esempio, la pubblicità che può essere presente in diversi siti che sono delle attività di terze parti rispetto a quello che è la proposta proprio legata al prenotamento di una scelta del consumatore. Sono proprio delle differenze tecniche importanti. Questa parola mirata nella sua rimozione porta a una confusione anche per il consumatore, soprattutto in questo senso. L'ultima parte, per essere molto breve, per quanto riguarda l'insolvenza, ecco, forse spiegando molto brevemente una
una delle slide che troverete, che è un po' confusionale, ma come potete vedere porta abbastanza confusione, ma è la nostra spiegazione su quello che in realtà è il Link Travel Arrangement e quello che comporta anche nei diversi casi. Per quanto riguarda l'ultimo punto, che è la protezione del consumatore nella parte di insolvenza, semplicemente chiediamo che sia seguita il testo originale per la chiarezza del recepimento e soprattutto per la chiarezza del consumatore. Ho cercato di essere più sintetica possibile, rendendomi conto dell'orario. Metteremo a disposizione questa certo. Nota che ci avete fatto pervenire. Se i relatori Grassi e Benamatti vogliono intervenire, per Benamatti no, Grassi, la parola al relatore Grassi per domande. Grazie. Allora, l'obiezione per quanto riguarda l'assenza del termine mirato è da me considerata ragionevole, però a mio giudizio, per dar una sede anche nel nostro ordinamento, secondo una terminologia, come dire, domestica, all'obiettivo che si vuole realizzare, sarebbe preferibile non importare tout court il termine, ma parlare di servizi promossi o agevolati volontariamente. Io ho capito benissimo, il problema è l'inserzione Google che compare anche in maniera casuale, che però sembra ragionevolmente connessa da un punto di vista oggettivo da parte di colui che il servizio sta utilizzando, cioè che sta accedendo al portale. Se noi invece parliamo di servizi promossi, agevolati volontariamente, otteniamo il risultato che ha indicato lei, però in maniera, secondo me, più intelligibile per l'interprete italiano. Quindi direi di accogliere questa indicazione, ma nei termini che le ho indicato. Per quanto riguarda invece il problema dell'assicurazione, ci siamo accorti poc'anzi, insieme ad alcuni rappresentanti del governo, che c'è un problema di allineamento, perché il 47 primo comma trova la sua ratio nella replica della copertura assicurativa già prevista dal codice del turismo all'articolo 19. Però in questo modo, abbiamo convenuto che si è creata questa duplicazione, noi abbiamo la stessa norma ripetuta due volte, nel primo comma del 47 e nell'articolo 19. Quindi l'idea dovrebbe essere quella, forse, di eliminare direttamente il primo comma dell'articolo 47, che tra l'altro è estraneo a quello che viene indicato dalla direttiva, e fare iniziare l'articolo 47 direttamente dal comma 2, mantenendo l'obbligo assicurativo per responsabilità civile da inadempimento esclusivamente nell'articolo 19, come oggi, e credo che su questo non dovrebbero esserci obiezioni da parte degli operatori del settore. Grazie. Relatore Grassi, una brevissima replica, prego. Grazie mille, solo una brevissima replica, grazie mille. Per la parte sull'insolvenza assolutamente siamo d'accordo con la sua posizione, anche per quanto riguarda la parte mirata, una piccola specificazione che diciamo nella traduzione di volontarietà la parola mirata va più verso la personalizzazione, seguendo anche un po' il ragionamento anche nel mondo privacy, dal garanzia della privacy, lo scopo del mirato è che proprio targettato, se mi permettete però è difficile, infatti il nostro interlocutore è poi sempre il giudice alla fine, esatto. Noi dobbiamo somministrare dei termini alieni, però esatto però qualcosa perché non si tratta di una volontarietà, una scelta, ma un'azione che va specificamente diretta specificamente per qualcuno, vuol dire che è volontario. Sì. Lo so, che però ci pensi, perché guardi, quel mirato in realtà alla fine inserito nel sistema potrebbe non aiutare. Sì, no, mi scusi, hai ragione, certo, era diventata una chiacchiera tra, non dico amici, ma insomma così sembrava, mi perdoni. Va bene. Perfetto, a posto, grazie mille, grazie per la disponibilità, la partecipazione, la presenza. Chiudiamo le audizioni, sono terminate le audizioni, ringraziamo i colleghi del Senato, il Presidente Crimi, e noi continuiamo come Commissione Speciale alla Camera con i nostri lavori. Grazie, con gli atti del Governo.